Le colline del Barbaresco si trovano vicine alla Langa del Barolo. In questa zona ci sono i paesi di Barbaresco e di Neive ed è stata riconosciuta dall'UNESCO perché rappresenta il cuore della produzione di un altro vino storico piemontese, il famoso Barbaresco. Anche questo vino prende il nome dal paese Barbaresco e anche lui, come il Barolo, si produce con le uve Nebbiolo. Ma, a differenza del Barolo, il Barbaresco deve rimanere un po' meno tempo dentro le botti di legno. Ma perché questo vino e questo paese si chiamano Barbaresco? Il nome Barbaresco deriva dall'espressione latina barbarica silva, cioè vasto e denso bosco. Questo nome ci fa capire che tanti anni fa qui, al posto di un mare di viti, c'era un mare di alberi. Però la lunga storia di questo territorio si fa sentire anche nei nomi che diamo a queste colline e ai loro vigneti. Nomi come Asili, Rabaià, Martinenga sono nomi romani, saraceni e germanici. Proprio per difendersi dai pirati saraceni, 400 anni fa, dopo la fine dell'impero romano, nel punto più alto del paese venne costruito un castello con due torri più piccole e una più grande quadrata. Oggi, però, è rimasta in piedi solo la torre quadrata, che ancora oggi è il simbolo del paese. Per arrivare alla produzione del vino che conosciamo oggi, dobbiamo aspettare però l'Ottocento. Circa 200 anni fa, infatti, l'enologo Domizio Cavazza cambiò il metodo di produzione e fondò una cantina sociale. L'antica cantina di Cavazza esiste ancora oggi e si chiama Produttori del Barbaresco. Un altro paese importante per la produzione del Barbaresco è Neive. Il paese si arrampica a chiocciola su una collina ed è oggi considerato uno dei borghi più belli d'Italia. Tra i tanti graziosi edifici di questo paesino ci interessa il Palazzo dei Conti di Castelborgo, perché fu molto importante per la storia del Barbaresco. Qui si trovano ancora le cantine originarie dove, quasi 200 anni fa, si provò per la prima volta a produrre questo pregiato vino.